Allora, io credo intanto a livello questa volta personale, inevitabilmente, quello che posso dire è che per la parte dei vostri lavori che ho potuto seguire e per la lettura dei materiali ho potuto apprezzare una serie di informazioni e la qualità e vivacità di una discussione che ritengo, come dire, assolutamente preziosa, non solo per la vicenda pur importante degli inquilini, ma per la discussione più generale del sindacalismo di base del nostro paese e in particolare per quanto riguarda la Giunta. A questo proposito io credo che molti degli spunti e dei materiali che sono stati proposti in questa discussione potranno svolgere un ruolo prezioso e dovremo lavorare in questo senso nel percorso che sta portando alla prossima Assemblea Nazionale della Confederazione Intera di Base, quindi ai vari congressi di categoria, ai congressi locali e così via, come materiale fortemente capace di arricchire la discussione della cultura. Perché dico questo? Perché mi ha colpito in qualche modo una deriva convergente con quella che è stata passata la discussione generale della CUB. Cioè, dentro la CUB è sempre più chiara la consapevolezza che il lavoro assolutamente necessario, che non va in nessun modo abbandonato, anzi va rafforzato sul piano aziendale e categoriale, va però integrato fortemente, superato e arricchito attraverso una significativa azione su tutta la questione sociale, dentro cui evidentemente la questione delle abitazioni è assolutamente, come dire, rilevante ed importante, come ampiamente dimostrato. Quindi in qualche modo si tratta di fare di questo contributo di idee, di esperienze, di competenze, di lavoro sul campo, un pezzo del percorso più generale del sindacalismo di base, che probabilmente è vero, non sempre investe a sufficienza attenzione, energia, intelligenza su questo fronte di intervento. Io credo che il contributo degli inquilini da questo punto di vista sia prezioso a riorientare ed arricchire l'intervento, diciamo, generale della CUP. Perché dobbiamo, come dire, in questa fase come sindacato di base essere capaci, ripeto, non di abbandonare, questo sarebbe suicidio, ma di integrare e arricchire l'intervento, diciamo, più tradizionale sul versante del rapporto capitale-lavoro. Io credo che gli elementi da considerare siano almeno tre. In primo luogo, le modificazioni profonde delle composizioni tecnica della nostra classe, la precarizzazione del lavoro, il job act, quindi l'esistenza di strati vastissimi di lavoratori non organizzabili secondo le forme tradizionali e che vanno, come dire, incrociati, intrecciati, individuati come interlocutori in forme nuove che valorizzino la dimensione del territorio. Questo, diciamo, è un punto assolutamente fondamentale. In secondo luogo dobbiamo, come dire, porre l'accento sulla questione della ripartizione generale del reddito. I vostri contributi vanno in questa direzione. Dicevo, dobbiamo porre l'accento su una battaglia generale perché la quota parte più ampia possibile, io direi l'espropriazione, ma sul piano sindacale, comunque, di ricchezza sociale che oggi viene appropriata ad opera attraverso la macchina statale da parte delle classi dominanti, venga, come dire, riconquistata, ma io dico di più, conquistata in maniera significativa al fronte alla nostra classe, al lavoro dipendente, ai disoccupati, ai precari e così via, ai pensionati e così via. Cioè, faccio solo un esempio, ma penso vi sia tutti chiaro, solo la riforma Fornero sulle pensioni, prolungando gli anni di vita che vengono sottratti, rubati, bisogna proprio stare un po' scusate, io faccio solo questo esempio, solo la riforma Fornero sulle pensioni, dilatandoci, provocando nei fatti il tempo di vita, sottrattoci nella forma del lavoro salariato, ho spostato una quota enorme di ricchezza sociale dal lavoro al capitale e nello stesso tempo ha indotto un degrado delle condizioni di vita del lavoro salariato assolutamente straordinario. Su questo terreno generale è necessaria un'iniziativa forte. Terza considerazione, e anche questo appare fortemente nella nostra discussione,
noi dobbiamo avere una capacità di iniziativa sull'allocazione della ricchezza. Pensiamo alle grandi battaglie su cui, la CUP in particolare, ma tutti siamo impegnati, per esempio la battaglia Rotav, quando poniamo all'attenzione la centralità del fatto che la ricchezza sociale non va appropriata, diciamo, non va usata per l'arricchimento delle classi dominanti. Le grandi opere non possono essere il bancomat dei partiti, ma invece va fatto uno sforzo enorme di piccole opere virtuose, di investimenti per ristrutturare gli edifici pubblici, non ve la faccio lunga. Quindi capite che su questo terreno il sindacalismo di base, la CUP in particolare, deve fare un salto, una capacità di implementare la sua capacità di iniziativa. Venendo alle questioni che noi stiamo affrontando, le segnalerò solo alcune, per evidenti, perché non voglio sottrarvi tempo. Noi in questo momento facciamo in primo luogo, e questa è questione che vi prego insomma di prendere in considerazione, i conti con un attacco durissimo alle libertà sindacali che è stato condotto essenzialmente mediante l'accordo fra Confindustria, ma non solo Confindustria, anche le cooperative e così via, CGIL, CISL, sulla questione della rappresentanza. Come molti di voi sapranno, ma è bene ricordarlo, viene negato ai sindacati che non firmano un accordo col quale si impegnano a non opporsi agli accordi fatti dal CGIL e CISL, persino il diritto di presentare RSU nelle aziende. C'è oggi una situazione di attacco alle libertà sindacali assolutamente straordinaria e assolutamente volta a indebolire la nostra classe e indebolire la sua capacità di azione. Su questo piano, come CUP, noi abbiamo fatto una scelta dura e complicata: non firmiamo nessun accordo per avere diritti come organizzazione, che però nello stesso tempo sia un accordo contro i lavoratori, che significa che in aziende in cui ne siamo maggioranza o comunque fortemente presenti siamo stati esclusi dall'RSU. C'è quindi una battaglia sulle libertà sindacali assolutamente centrale. C'è la questione del Job Act. Chiaramente noi siamo solo all'inizio degli effetti devastanti della nuova legislazione del lavoro, ma questo deve indurci a una riflessione importante. Cioè noi siamo in una fase in cui i diritti conquistati in decenni vengono tolti, ma dire questo e basta è retorica. Dobbiamo domandarci come è riuscito il governo a colpire con tanta forza, con tanta radicalità e con così limitata resistenza. Io sosterrò una tesi che potrà sembrarvi paradossale, ma vi prego di rifletterci. Il Job Act è figlio legittimo della concertazione, cioè il Job Act è prodotto di un processo storico per cui i sindacati istituzionali per decenni hanno governato questo paese col sistema corporativo, governo, padronato, sindacato istituzionale, hanno governato il paese indebolendo i diritti dei lavoratori, limitando il diritto di sciopero, abituando i lavoratori alla passività, finché è cambiato il quadro politico, qualcuno ha dato un colpo e i lavoratori disabituati al conflitto, all'azione, alla lotta, resi come dire subalterni, non hanno per ora manifestato forme di resistenza adeguate. È chiaro che lì si apre un percorso di lotta e di iniziativa assolutamente straordinario. Credo che una scadenza importante da questo punto di vista sarà il 1° maggio, su cui siamo fortemente impegnati, in particolare sull'area milanese con la manifestazione No Expo. Quindi, come dire, io credo che dovremmo lavorare per conquistare i diritti, ma, e qui si pone un punto importante, per poter conquistare i diritti, per poter riprendere iniziativa, che tipo di organizzazione ci serve? E questa è la domanda vera. Ci serve un'organizzazione militante, ci serve un'organizzazione fortemente radicata nelle aziende sul territorio, ci serve una qualità umana, politica, esistenziale, di militante sindacale che non può essere il semplice amministratore dell'esistente. Quando noi non firmiamo accordi a danno dei lavoratori, anche se ci converrebbero, lo facciamo per un profondo convincimento, diciamo, morale, ma c'è dietro una lucida analisi politica. Un sindacato che scambia i diritti dei lavoratori per avere dei privilegi riproduce la logica della corruzione, del corporativismo e della passività, produce esseri umani inadeguati a livello del conflitto durissimo che dobbiamo affrontare. Noi dobbiamo costruire organizzazioni che sappiano praticare l'azione sul campo, che sappiano assumere il conflitto come centrale.
Ultimo punto, vi faccio velocemente cenno. Tenete conto che in questo momento un altro pezzo del welfare è pesantemente attaccato all'iniziativa dell'avversario, mi riferisco alla scuola, con la buona scuola renziana. Anche lì vi invito a riflettere sull'impianto della nuova scuola, sul fatto che per molti versi la nuova scuola renziana introduce meccanismi analoghi al Jobs Act con l'indebolimento dei diritti e con l'indebolimento delle garanzie, e nello stesso tempo distrugge l'idea stessa di scuola pubblica come bene generale. Quindi è una battaglia che è sindacale in senso stretto per quanto riguarda la categoria dei lavoratori della scuola, ma che ha una valenza politico-sociale in generale sulla quale tutti dobbiamo impegnarci. Vi faccio gli auguri di buon proseguimento dei lavori e insisto sul fatto che per questo il caso è importante che l'integrazione, il lavoro comune, CUP, Unione Inquilini, deve crescere fortemente, certamente con l'impegno dell'assieme della CUP. Da questo punto di vista sono il primo, c'è il compagno Belli che mi guarda, che sempre ci rimprovera, perché non c'è una sufficiente attenzione. Questo non deriva da non comprensione dell'importanza della questione, deriva dal fatto che, come dire, lavoriamo come delle bestie su 100 fronti. Tuttavia dobbiamo fare uno sforzo molto alto in questa direzione. Dobbiamo in qualche modo far sì che la questione delle abitazioni dentro l'iniziativa della CUP assuma appieno, esplicitamente e con forza tutta la sua rilevanza.